Un'altra delle grandezze elettriche, la cui conoscenza è di fondamentale importanza nell'analisi di un circuito elettrico, è la determinazione della potenza per un bipolo. Partiamo dalla definizione generale di potenza che abbiamo già vista. La potenza in un bipolo è data in generale dal prodotto della tensione per la corrente. Nei casi più generali, sia la tensione che la corrente possono essere funzioni del tempo, quindi se V e I dipendono dal tempo, allora anche la potenza del bipolo dipenderà dal tempo e possiamo determinarla in ogni istante di tempo, T, come prodotto della tensione all'istante t per la corrente all'istante t nel bipolo. Quindi in generale rappresentiamo il generico bipolo, la corrente funzione del tempo, indichiamola con questo verso, supponiamo un bipolo di tipo passivo. Quindi mettiamo il più della tensione dove entra la corrente, la tensione ai capi del bipolo sarà anch'essa variabile nel tempo, variabilità che sappiamo essere descritta in generale dalla caratteristica esterna per il bipolo. E quindi per determinarne la potenza dovremo conoscere questa caratteristica esterna. Limitiamoci per adesso al caso dei circuiti in corrente continua. Dove la situazione da analizzare è molto più semplice in quanto essendo in corrente continua, quindi in regime stazionario, avremo V sarà una costante e I lo stesso sarà una costante. Questo proprio per il regime permanente stazionario che caratterizza i circuiti in corrente continua. Casi pratici dei circuiti in corrente continua sono quelli del generatore di corrente, IG. Per il generatore di corrente, rispettando la convenzione dei segni per i bipoli attivi, quindi i bipoli in grado di erogare energia, quindi questa sarà la tensione V ai capi del generatore di corrente, col segno più dove esce la corrente dal generatore. In questo caso la potenza erogata dal generatore non sarà altro che la tensione V costante ai suoi capi per la corrente IG, caratteristica del generatore. Se nel prodotto, una volta determinato il valore di V, il valore della potenza PG risulterà positivo, effettivamente si tratterà di una potenza erogata. Altrimenti, cosa che può capitare in circuiti con più di un generatore o in particolari condizioni, la potenza erogata potrebbe risultare di valore negativo e quindi significare che in realtà il generatore sta assorbendo energia dagli altri generatori presenti o dagli altri componenti che eventualmente hanno immagazzinato energia nel circuito. Vediamo adesso il caso successivo del generatore di tensione corrente continua, sempre rispettando
la convenzione sui segni per i bipoli attivi, quindi corrente uscente dal morsetto identificato col segno più della tensione. Anche in questo caso avremo che la potenza Pg erogata, se positiva dal generatore, sarà data dal prodotto della tensione caratteristica del generatore Vg per la corrente I. Entrambi i valori, abbiamo detto, saranno costanti. Terzo caso di interesse nei circuiti in corrente continua è quello del resistore R, per il quale sappiamo che è valida la legge di Ohm, quindi ne identifico la corrente rispetto alla convenzione sui segni, in questo caso per i bipoli passivi, quindi corrente entrante nel segno più della tensione, quindi del morsetto identificato col segno più della tensione. In questo caso sappiamo che la potenza assorbita, in questo caso dal resistore, sarà sempre data dal prodotto V per I, che esplicitando I, ad esempio in funzione della tensione, troveremo sempre per la legge di Ohm uguale anche a V quadro fratto R, uguale anche a V quadro G, perché 1 fratto R è la conduttanza G, oppure esplicitando la tensione sarà R per I al quadrato, e sappiamo che in questo caso si tratta di sempre di potenza assorbita. Un resistore assorbe sempre potenza, non può mai erogarla. Potenza assorbita che viene trasformata in calore per effetto Joule. Quindi sappiamo che un resistore attraversato da corrente, quindi con una certa tensione ai suoi capi, si scalda producendo calore per effetto Joule.